siamo noi in attesa della recita della Coroncina alla Divina Misericordia. Vogliamo raccontarvi una grande, intensa storia di fede. Vi ricorderemo quella bella testimonianza di vita che è stata offerta dai coniugi Beltrame Quattrocchi, Luigi e Maria, beatificati il 21 ottobre del 2001 da San Giovanni Paolo II, perché hanno vissuto il loro matrimonio davvero come una scala, come un cammino verso Dio, ma ci soffermeremo oggi soprattutto sulla loro figlia. Erano quattro i figli, lei l'ultima, Enrichetta Beltrame Quattrocchi, che è morta il 16 luglio del 2012, e per lei si attende l'inizio del processo di beatificazione. Di questo parleremo con gli ospiti che sono in studio, che saluto. Padre Massimiliano Noviello, ben tornato. Grazie, grazie. Lo conoscete ormai, ci accompagna sempre con i santi della settimana, grazie. Superiore del convento dei padri Cappuccini di Napoli, postulatore delle cause dei santi, vice postulatore nella causa di canonizzazione appunto dei beati Beltrame Quattrocchi, ma anche postulatore della causa di beatificazione della loro figlia Enrichetta. Ben arrivato e ben arrivato Armando Andreoni. Buonasera. Che ha conosciuto, ma l'ha conosciuta anche padre Massimiliano, Enrichetta Beltrame Quattrocchi, perché fa parte, e lei è entrata a farne parte, quindi poi racconteremo anche perché, che cosa ci ha trovato, del movimento Testimoni del Risorto. Padre Massimiliano, a me viene da dire subito, ma quanta santità in una famiglia sola? Ma chi erano questi coniugi Beltrame Quattrocchi, Luigi, sì, Maria, sì, insomma, sono sì, nati alla fine dell'Ottocento, sì, ricordiamolo brevemente al nostro pubblico. Luigi è catanese, è un avvocato dello Stato, Maria è fiorentina ed è una scrittrice, ha scritto tanto sul problema educativo, come crescere i figli, come educare i figli. Anzitutto Luigi non ha una conoscenza del cristianesimo approfondita, non è proprio un vero e proprio, noi diciamo in senso stretto, praticante. Tanto che all'inizio questo creò qualche piccolo problema. Piccolo problema, piccola difficoltà da approfondire. E invece Maria era un po' più avanti, ma tuttavia i due si conoscono in virtù proprio dei genitori di Maria, che avevano bisogno di un avvocato per alcuni problemi familiari, e quindi si rivolgono alla famiglia di Luigi. E la sapienza dei genitori lascia parlare i figli, per cui i due si accostano, incomincia una conoscenza, un fidanzamento che dura 9 mesi e poi convolano, ecco, a nozze. Nasce un grande amore fondato sulla condivisione di valori molto forti. Quell'uomo che poi sarebbe diventato anche avvocato generale dello Stato segue sua moglie, cammina accanto a sua moglie, sì, tanto che si dice, perché se non vado errata, questa è la prima coppia che la è prima stata coppia beatificata, elevata agli onori degli altari nella storia, ecco, della Chiesa. Si parla di una testimonianza di matrimonio come una scala verso il paradiso? Sì. Sì, perché nel discorso di apertura della beatificazione di questi coniugi, il cardinale Camillo Ruini ebbe a dire: loro non si sono santificati in virtù di un cammino chissà fuori dal matrimonio, ma per mezzo del matrimonio. Cioè il matrimonio diventa, il sacramento diventa via, scala, come tu dicevi, scala per la santificazione, non quindi malgrado il matrimonio, ma proprio grazie attraverso matrimonio. Il matrimonio. In qualche modo, padre Massimiliano, ci stai dicendo insomma che c'è una via, una santità ordinaria, nel senso che si vive nella, sì, vita comune, tutti noi, sì, possiamo sperimentarla nella nostra vita. Dal matrimonio nacquero quattro figli, ragazzi e due ragazze. Sì. E in questa casa ci fu sempre questa volontà di accompagnare anche i ragazzi nella, sì, santità, ma era una casa che letteralmente aveva le porte spalancate, sempre spalancate, soprattutto nei periodi a cavallo tra le due guerre. Sì, nel 1914 l'attività di Maria è immensa, insieme al suo sposo Luigi. Si sono adoperati per l'Azione Cattolica, sono terziari francescani, si sono adoperati per i corsi prematrimoniali, con loro sono nati i corsi prematrimoniali, quelli che oggi quando gli sposi chiedono di ricevere il sacramento. Non ce lo ricordiamo, sì, invece va. Sono loro che hanno iniziato i corsi prematrimoniali, così come anche hanno accompagnato gli ammalati con i treni dell'Unitalsi sia a Loreto che a Lourdes, e hanno addirittura, proprio per una intelligenza della carità, hanno acquisito una conoscenza
conoscenza di malattie tropicali per venire incontro alle sofferenze della prima guerra mondiale e seconda guerra mondiale. Pensate quanto avanti questi coniugi, e la loro casa, lo abbiamo appena detto, è stato un luogo di accoglienza, di amore, anche di incontro, di preghiera, con le porte aperte anche in momenti difficili in cui si rischiava la vita, insomma, accogliendo chi era perseguitato dai nazisti durante l'occupazione. Allora, in quella casa noi, grazie a Marco Demetrio De Luca, che ha avuto occasione di frequentarla più volte, di conoscere Enrichetta, siamo riusciti ad entrare con il nostro Rosario Sardella. Questo è certamente il punto, il cuore un po' di Casa Beltrame Quattro Occhi, perché qui avvenivano spesso gli incontri con persone che come loro si dedicavano al mondo e in virtù di una fede profonda, attenta e anche di servizio. A questo punto abbiamo i due beati, Luigi e Maria, e poi abbiamo i quattro figli, che ricordo due consacrati sacerdoti, una suora e Enrichetta, l'ultima a raggiungere i genitori, che praticamente era consacrata laica e ha vissuto un po' in qualche modo la continuità di tutto quello che i genitori avevano fatto, continuando un po' la loro opera. Credo che sia molto significativo che tutti e quattro i figli si siano consacrati completamente, hanno vissuto proprio la realizzazione dei due genitori in maniera spontanea e con molta semplicità, attenti alle cose più elementari, però con la profondità del concetto della fede e del mistero. Qui c'è la cappellina, questo era il punto continuo in cui si alimentava la loro spiritualità, la loro dedizione, il loro impegno. Negli incontri anche intellettuali, questo era il punto clou, era il punto della preghiera da cui partiva tutto il resto. Questo è il punto in cui più volte io ho incontrato Enrichetta e in cui, in colloqui che duravano 20-25 minuti, lei esprimeva con spontaneità, in maniera molto diretta, la sua partecipazione alla vita come chiesa. Aveva una dimensione fortemente umana e, come dire, lei ha vissuto in una famiglia simbolo. E lo viveva nel cuore, ma non lo esprimeva mai, cioè lei non aveva bisogno di una cornice, testimoniava quello che aveva vissuto e nel cuore sentiva. Ecco, questo credo che sia una dimensione estremamente importante. Padre Massimiliano, io ti guardavo di sottecchi quando seguivi il filmato, perché tu quella casa l'hai frequentata quando hai conosciuto personalmente Enrichetta. E ci hai detto anche in altre occasioni, però lontano dalle telecamere, che quell'incontro ti ha cambiato la vita. Sì. Perché? Era appena morto nel 2007 Monsignor Francesco Saverio Toppi, di cui noi abbiamo aperto già il processo di canonizzazione nell'arcidiocesi di Pompei, è terminato e adesso sta a Roma nella sua fase romana. E stavo cercando nell'agenda di Enrichetta alcuni testi per poter poi interrogarli. E mi compare per la prima volta il nome di Enrichetta Beltrame Quattrocchi. Io non conoscevo nulla della sua storia, della sua famiglia. Telefonai e mi rispose una voce non gentile, nel senso di un po' austera, sì, come tono di voce, sembrava più un maschiaccio. Sei un po' intimidito. io dissi vicino alla mia segretaria: chiudi, perché abbiamo sbagliato il numero di telefono, e quindi attaccammo. Di poi ritelefonammo di nuovo, pronto, noi cerchiamo la signora Enrichetta, ma ti ho detto che sono io.
E alla fine, ecco, fissammo un appuntamento, andai là. E tu ricordi incontro... tutto di quell'incontro? Sì, sì. La prima cosa la vidi in quel piccolo salottino dove anche il professore Enrichetta l'ha ricevuto. Mi inginocchiai e mi incominciò a parlare subito della passione di nostro Signore Gesù Cristo, senza nessuna presentazione. Così entrammo subito in questa comunione intima. Perché sei inginocchiato, padre? Cioè, mi inginocchiai davanti a lei. Hai sentito questo bisogno? Sì, questo bisogno. Prima ero seduto, poi improvvisamente mi inginocchiai perché lei mi parlava della passione di Gesù, ma in un modo così vivo, così che io non l'avevo mai sperimentato prima, nonostante il mio essere sacerdote, ma no, io percepivo dentro di me una novità di vita, una libertà interiore, una forza d'animo. Uno sciogliersi, ecco, di nodi, di difficoltà che pensavo insormontabili. E da quel momento in poi tu non sapevi dei genitori? No, non sapevo nulla. Anche quello l'hai preso in un modo strano. Sì, e infatti io quando ritornai dissi, e incominciai a piangere perché fu come una specie di liberazione. Quando me ne andai dissi, ma che cosa ho fatto? Ho pianto davanti a una vecchietta, ma che vergogna. Però mi sentivo sereno, libero. Sì. Il giorno dopo fissai un appuntamento, ritornai e la cosa divertente qui bussò alla porta il postulatore dei genitori, Carlo Fusco, l'avvocato Carlo Fusco, e disse: "E qui la figlia dei beati?" Dissi: "No, avete sbagliato, qui non... Padre Massimiliano, avete sbagliato, qui non c'è nessuna figlia di beati." E chiusi la porta. Lui bussò, io dissi alla domestica che intanto aveva portato Enrichetta forse per qualche piccolo servizietto, e disse: "Apri, è Carlo." E io dissi: "Ma cerca la figlia dei beati." Poi lui disse: "Ma Enrichetta è la figlia dei beati, non lo sai, è la prima coppia." E lì si aprì un mondo curioso, sì. Anche come ci sei entrato, no? Con questi due apparenti errori iniziali. Armando, anche lei ha avuto modo di conoscere Enrichetta, perché a un certo punto Enrichetta è entrata a far parte di un movimento che è anche il movimento a cui appartiene lei, il movimento laico dei testimoni del risorto, un movimento salesiano. Perché Enrichetta decise, anche abbastanza tardi nella sua vita, di far parte di questo? Cioè, che cosa ha riconosciuto, che cosa ha sentito proprio di questo movimento? Questa stessa domanda è stata posta il giorno della sua consacrazione, ancora mi ricordo quella messa, eravamo a Pagognano, Vico Equense, e Don Sabino, che è il fondatore del nostro movimento, le chiese: "Perché Enrichetta?" Glielo disse proprio: "A questa età hai deciso di consacrarti in un movimento?" Perché comunque ha vissuto una vita accanto ai suoi genitori e possiamo dire padre di verginità conclamata. E lei disse: "Perché ho trovato adesso a questa età la spiritualità che mi appartiene." Fermo restando che la spiritualità della risurrezione è la spiritualità della Chiesa, chiaramente, no? Il kerygma è quello che ha inondato il mondo e ha riportato la fede. Si sentì a casa. Però si sentì a casa, cioè era un movimento che in qualche modo aveva posto nel fare, nel dire, nel formarsi, nell'agire la risurrezione come punto ultimo e definitivo, al di là e nonostante tutto quello che accade. Come ci diceva, un po' ci faceva capire padre Massimiliano, ma che impressione vi fece Enrichetta? Che cosa sapeva lei, per esempio, di Enrichetta quando arrivò, la vide per la prima volta? Effettivamente era ufficialmente la figlia dei beati, quindi in qualche modo c'era una certa attesa, ma nello stesso tempo qualcuno avrebbe potuto pensare a chissà quale così personaggio stesse arrivando. Invece lei, devo dire la verità, al primo acchito immediatamente familiarità subito. E casa. Soprattutto in quella casa che ho rivisto adesso. Ecco, voi l'avete frequentata quella casa? Sì, siete diventati noi amici. Spesso eravamo a pranzo a quel tavolo sia con Don Sabino che con altri nostri fratelli e amici e amiche, ed era proprio casa per tutti. Effettivamente tutte le età, trovavamo spesso amici di Enrichetta di tutte le età, dalle ragazze ai ragazzi fino a persone anziane. Riusciva a parlare, a interpellare sacerdoti persone diversissime. Sì. So che è stata anche importante in qualche modo per il vostro matrimonio. Sì, posso chiederle? Sì, sì. Dico rapidamente, ci siamo sposati in tarda età con mia moglie verso i 42-41 anni, e il primo bimbo l'abbiamo perso all'ottavo mese.
Quindi, essendo tumore alla placenta, i medici ci hanno detto chiaramente che non sarebbe stato difficile averne altri e comunque ci sarebbero potute essere complicazioni. Mi ricordo che tornando io chiamai Enrichetta e le rivolsi appunto così una richiesta di preghiera. Lei mi anticipò, le dissi quello che era successo, lei mi anticipò e mi disse: state tranquilli, perseverate, ne avrete un altro. Io pensavo che era la solita parola di consolazione, ho detto tira per la giacca i tuoi genitori perché veramente ne abbiamo bisogno. Consideriamo che era a gennaio quando mia moglie ha subito l'intervento e quindi come minimo per altri 3-4 mesi ci era stato detto di stare tranquilli. In realtà il 25 aprile stesso, 25 marzo perdonatemi, quindi 2 mesi e mezzo dopo, mia moglie è rimasta incinta di Agnese che è nata il 16 dicembre, oggi ha 5 anni praticamente. Bellissimo, bellissimo. Il 16 è... questo numero ricorre. È la data di morte di Enrichetta. Perché morì il 16 giugno? Sì. Luglio forse? 16 giugno. Giugno. 16 giugno, sì. A proposito di miracoli di nascita, in un certo senso fu un miracolo di nascita anche il suo, perché lei era l'ultima dei quattro fratelli, sì, infatti, ma quella nascita fu fortemente sconsigliata dal medico ginecologo della famosa regina Elena di Napoli, che sconsigliò appunto di portare avanti questa gravidanza perché la Maria aveva avuto un'emorragia e per questo minacciava appunto la vita. E intanto il dottore disse a Luigi di interrompere la gravidanza, altrimenti sarebbe rimasto vedovo con 3 figli. Lui amava profondamente, Maria. Maria e Luigi si guardarono, indirizzati al crocifisso, e dissero di no e di portare avanti la gravidanza. E infatti, come dice Don Sabino, la vita di Enrichetta, la sua nascita è stata un'esplosione di vita, la sua esistenza un tessuto di grazia, la sua dipartita un'offerta silenziosa, così come è sempre vissuta. Dalla nascita a quella dipartita, la morte, che poi per noi cristiani cattolici è una nascita anche quella. Tu, padre Massimiliano, sei stato in effetti l'ultimo, vediamo delle immagini molto commoventi, a vederla viva, a salutarla. Posso chiederti che cosa ricordi di questi momenti, che cosa ti ha trasmesso e anche lasciato in fondo come forse compito, come eredità? Io sono stato l'ultimo, sì, mi ricordo che Francesco, il figlio adottivo di Enrichetta, mi fece entrare e la vidi su quel lettino cosciente, silenziosa. Io ebbi il tempo di inginocchiarmi un attimo, di fare qualche preghiera, di accarezzarla, e lei con il viso annuiva. Per cui disse: Enrichetta, ricordati di pregare per me e per tutte le richieste di cui ti ho sempre reso partecipe. E lei accennò così di sì. E poi dopo una mezz'oretta, ecco, insomma... Quando? E oggi lei se ne andò, oggi tu sei postulatore della causa di beatificazione di Enrichetta, quindi insomma c'è una conseguenzialità. Brevemente, l'attualità di Enrichetta, abbiamo detto c'è una via ordinaria alla santità, qual è? Sì, rispondo come nella richiesta, come ha fatto il Cardinale Sepe alla Congregazione delle Cause dei Santi. L'attualità di questa figura è che essa completa il modello educativo dei suoi genitori. E quindi Giovanni Paolo II nel beatificare i genitori ha detto espressamente che questi genitori hanno trasmesso la luce della fede ai loro figli educandoli in questa luce e ci sono riusciti. Enrichetta è una testimone di questa luce della fede. D'altronde Enrichetta diceva che i figli bisogna educarli prima ancora che mettono i denti e lei diceva bisogna educarli a 3 livelli. Primo livello alla sobrietà, poi al sacrificio e poi all'educazione degli affetti e quindi del cuore e l'ultimo aggiungeva anche a una formazione del sacrificio. Che poi in effetti lei stessa è il frutto di un'educazione in questo senso molto rigorosa, perché papà Luigi e papà Maria, pur circondando di grande affetto i 4 figli, Beata Maria ebbe a dire che la dolcezza non è mollezza, la dolcezza, ma deve essere una fermezza di volontà nutrita dal sacrificio che fa volare verso l'alto. Infatti è tipica l'espressione loro, guardare dai tetti in su. Armando,
Che cosa le è rimasto più nel cuore di questa persona che insomma all'improvviso si è trovata sul vostro cammino ed è diventata un'amica, ce l'ha detto, frequentavamo la sua casa, a parte la gioia, insomma ha tirato per la giacchetta in qualche modo i suoi genitori perché la bambina ma è nata. Sicuramente fortezza e dolcezza erano le due caratteristiche almeno che a noi sono apparse immediatamente. Fortezza perché era una persona di fede profonda, ha vissuto in quella famiglia in un modo e in un tipo di vita, no, che tutti riconoscevamo, ma anche la sua familiarità nello stare con noi, ripeto, con ragazzi e ragazze di tutte le età, giovani, anziani, sacerdoti, monache, monaci, anche perché quella casa sappiamo, Don Tarcisio e Padre Paolino, è una casa, no, di consacrati. Sapeva stare con tutti, sapeva dare un consiglio a tutti e infondeva anche sicurezza secondo me a molte persone titubanti nella fede o che avevano situazioni di vita non facili in determinati momenti, oltre il bene che ha fatto che secondo me non è stato ancora scoperto sia a livello di vicinanza spirituale ma sia proprio di aiuti anche materiali che ha dato. Sarà il processo a rendere pubblico il tutto. Questo è un compito che ti viene affidato e guardandovi però qui di fronte a me mi viene in mente che l'altro filo conduttore, siete entrambi giovani, è stata, ci sono delle foto che abbiamo visto in cui tiene per mano una bimba, la sua capacità di interloquire con le persone anche giovani. Sì, sì, sicuramente. Di accenderle d'entusiasmo, cioè una persona... Ci ha detto, interloquiva con tutti. Se volete poi posso raccontare un aneddoto simpatico. Sì, raccontiamolo. Un carissimo amico, che è comune amico di Enrichetta, ma io l'ho conosciuto dopo che lei andò in cielo, quindi e lei mi lasciò questo in eredità, conosci Armando, si chiama come me. Conoscerò Armando. E poi la storia è un'altra storia, insomma. Lui andò, mi raccontò da lei proprio nell'ultimo giorno, negli ultimi due giorni, e lei era, diciamo, moribonda sul letto, tant'è che lui si rivolgeva alla Perpetua anziché parlare con lei, e lei fa: ma perché non parli con me? Allora lui dice: ah, Enrichetta, pensavo, dimmi come stai, dove sei stato? Adesso vengo da Calcata, hai mangiato oggi? Pochi giorni prima di morire, lei ad Armando si preoccupava, sì, diciamo, dello dice, stato sì, dove hai mangiato? Ma al ristorante salutami la mamma di, il nome non me lo ricordo del ristorante, e Armando dice: vabbè, si vede che non ci sta più con la testa. Dico: sì Enrichetta, va bene. Armando è il mio amico, sì. Torna alla sua casetta di campagna appunto in Calcata. Dopo un mese che Enrichetta già era andata in cielo, dice al ristoratore: fammici provare, mi prenderà per matto, senti, tanti saluti da Enrichetta Beltrame Quattrocchi a tua madre. Dice: vabbè, riferirò. Non la conosceva lui ovviamente fin qui. Ritorna in quel ristorante altri giorni dopo, il ristoratore gli fa: tanti saluti da mamma Enrichetta. Si ricordava. Quindi, sì, si ricordava perfettamente la persona, la madre, la vita di questa. Appunto, questo di era capace, sì, sì, di collegare tante, trasmettere persone, tanta energia e positività. Io, nei due mesi che l'abbiamo avuto a casa, perché l'abbiamo avuto ospite a casa, con la tua mamma Carmela, sì, che salutiamo. Sì. Ecco. Abbiamo avuto la grazia di averla lì, abbiamo visto persone che venivano da ogni parte a chiedere consiglio e luce. Infatti noi di casa ci meravigliavamo, come? Sapevamo che era la figlia dei Beati, però che la gente si muovesse per venire poi in un paese specifico, insomma, arrivava luce, irradiava luce. Grazie davvero a padre Massimiliano Noviello e Armando Andreoni. Grazie a voi. Padre Massimiliano, grazie. Ci troveremo la prossima settimana, grazie davvero. Torneremo noi subito dopo la Coroncina alla Divina Misericordia, perché a 10 anni dalla tragedia, quella grande tragedia che è stato il rogo alla ThyssenKrupp, vogliamo ricordare quei 7 operai che persero la vita in un modo terribile. Avremo con noi in studio l'unico di loro, l'unico di quegli operai che è sopravvissuto e che oggi veramente con l'impegno politico si batte per la sicurezza per tutti i lavoratori. A dopo.